di funzionare, ci metti in comunicazione, attivali e falli girare con il nostro software. Ragione. Questa presentazione sarà divisa essenzialmente in tre sezioni. La prima è un'introduzione molto veloce all'IoT, soprattutto alle screen LED, e vediamo cosa fanno. Dopodiché partiremo a parlare del reversing dell'applicazione Android che comanda una screen LED. E come ultima cosa, vediamo come implementare in Python un codice abbastanza semplice che comanda la schedina senza utilizzare il software del produttore, ma implementando noi il comando. Allora, ormai sapete abbastanza bene, Internet of Things significa Internet delle cose, e perciò è un'idea che comprende l'estensione della rete Internet tramite collegamento di oggetti concreti che fanno diverse azioni oppure ricevono degli input tramite dei sensori o tramite controllo dell'utente e rispondono a questi sensori, a questi input tramite delle azioni. L'ambito della domotica è essenzialmente l'IoT applicato nelle nostre case, praticamente. Quindi, negli ultimi anni è avvenuto un boom incredibile di dispositivi IoT di varia natura e varia qualità, solitamente bassa qualità, perché ormai tutti quanti si sono messi a improvvisarsi e creare cose, quindi giro, vedo gente, conosco, mi muovo, connetto delle cose. È la nuova versione di faccio cose, vedo gente, ma è connetto cose, vedo gente, perché ormai tutti quanti si sono messi a connettere cose a casa. E il problema è che sono nati dei dispositivi di qualsiasi tipo e non sempre sono ben fatti o ben documentati. E uno dei dispositivi più ormai diffuso è la schedina relè, che si comanda tramite la rete, quindi un cavo Ethernet oppure in alcuni casi anche collegamento wireless. Come tutti i sistemi di controllo, a livello base ci sono sensori attuatori e un'unità che fa il controllo. Quindi nel nostro caso i sensori possono essere degli input digitali oppure analogici, oppure sensori di temperatura, eccetera. Gli attuatori possono essere, nel caso digitale, sono dei relè, oppure ci possono essere anche degli output analogici. Poi c'è un piccolo sistema integrato nella scheda che si occupa di fare il controllo, e questo controllo è collegato al software che fa il controllo tramite rete, quindi Ethernet, e dopo l'accesso seriale, dipende dalla tipologia di scheda. Quindi le caratteristiche sono molto variabili. Ci sono delle schede che potrebbero avere un'interfaccia web, quindi accessibili via browser, oppure altre che proprio non ce l'hanno. Le schede potrebbero essere protette da password, ma ci sono anche delle schede IoT a relè connesse alla rete che sono completamente accessibili, quindi dalla LAN chiunque è collegato può entrare e cambiare gli output, quindi non so, sbloccare il portone o il cancello dell'edificio, eccetera, senza nessun controllo, perché ne abbiamo viste anche queste. Ci sono delle schede che costano veramente poco, ci sono schede relè da 20 euro, ci sono schede relè da 200 euro, dipende, non sempre le schede che costano di più sono quelle fatte meglio, è una cosa anche qui molto variabile e uno potrebbe pensare che il costo influisca anche sulla qualità. Alle volte magari la qualità dell'hardware è migliore, ma la qualità del software comunque è sempre buttata lì da degli improvvisati che non sanno mai come si fa, purtroppo è così. E alcune schede potrebbero avere della documentazione decente. No, in realtà è uno scherzo, non è vero. La documentazione decente ve la scordate assolutamente, è praticamente impossibile trovare delle schede che abbiano una documentazione. Cioè, ce l'hanno, ma è praticamente quasi inutile. Oppure, nel nostro caso specifico, vediamo cosa è successo. Mi è capitato di avere a che fare con questa scheda qui, che mi è stata messa in mano del tipo OK, fine. E questa è la classica richiesta che viene fatta agli sviluppatori software, questa è la roba arrangiati.
e inventi qualcosa. Perciò la prima cosa da fare è cercare di capire con cosa abbiamo a che fare. In questo caso, ok, abbiamo un collegamento Ethernet classico e un'applicazione Android ufficiale del produttore, che intanto è di dubbia provenienza, perché comunque, come succede spesso per le applicazioni delle schedine che vengono dalla Cina, eccetera, bisogna andare sul sito del produttore, scaricare la PK dell'applicazione e portarla dentro il dispositivo e installarla manualmente. E in questo caso la cosa veramente bizzarra è che questa applicazione qui richiede un login. Cioè io sono nella mia rete locale, con il mio smartphone collegato alla rete locale, la schedina collegata alla rete locale, a cosa mi serve il login? Cioè io voglio mandare un comando direttamente alla scheda, dall'app. Ma in questo caso il fatto è che il produttore ha pensato a una funzionalità aggiuntiva, che era quella di collegare la scheda anche dall'esterno, quindi uno in giro per le strade magari vuole attivarsi a casa un dispositivo. E quindi ha deciso di mettere delle funzionalità cloud, ma non è che sono opzionali, sono obbligatorie da attivare. E quindi in sostanza noi ci troviamo questa schermata e non possiamo fare nient'altro a meno che non volessimo creare un profilo utente all'interno dell'applicazione e collegare la schedina che abbiamo comprato al nostro profilo utente e metterla in cloud. Tra l'altro il livello dell'inglese di queste applicazioni, se c'è l'inglese, perché non mi ero neanche accorto che quest'app ce l'aveva all'inizio, pensavo solo in cinese, però poi ho visto che c'è effettivamente. Please input account. No way, assolutamente no. Non vado a mettere la mia email dentro un affare che non so neanche quale manca. E soprattutto mi chiedo perché devo farlo se la scheda è in locale. Io voglio solo mandare un segnale per accendere un relay. Quindi, ok, l'applicazione la disinstalliamo subito e non la guardiamo, non la apriamo effettivamente. Ok, usiamo il manuale, perfetto. Chiaramente, io purtroppo non ho fatto Ca' Foscari, ma non ho fatto lingue orientali, perciò non sono molto pratico col cinese, faccio un po' fatica. E questo è il manuale della versione wireless della scheda, perché prima l'ho trovato, ma la parte di controllo è sostanzialmente la stessa dell'Ethernet. Allora ho detto, vabbè, cerco di fare qualcosa, ho usato un sito web che traduce i PDF con Google Translate, quindi da un PDF in uscita, è venuto fuori un manuale circa in inglese, ovviamente le figure sono tutte in cinese lo stesso, perché le figure non è che si traduce, ma qualcosina si riusciva comunque a capire, almeno qualcosina. Cosa abbiamo scoperto? Che l'app Android effettivamente, se le sei in LAN, può controllare direttamente i dispositivi, non è che deve passare per il server esterno, ci mancherebbe. E a quanto pare il controllo viene tramite Modbus in seriale, non era ben chiaro il protocollo, anche perché con le frasi tradotte in automatico da Google non si capiva benissimo, però diciamo che dava un'idea che c'erano una serie di byte da inviare in qualche modo e alla fine tramite risposta ti veniva fuori l'output. E vabbè, ovviamente la password di admin non c'era bisogno di una master per capire questa cosa qua, è sempre admin la password. Cioè questa è l'unico standard che esiste tra i produttori di schede, è che la password è admin. Anche perché, vabbè, avete capito insomma che il collegamento sulle schedine Ethernet avviene sempre con protocolli in chiaro, che sia seriale o che sia HTTP, e la password è sempre admin. Naturalmente nessuno cambia le password delle schede, vengono lasciate di default, ma questo è abbastanza prevedibile, perché non so se sapete una citazione che viene spesso associata al concetto di IoT è questo, cioè la S in IoT sta per sicurezza. Infatti se voi pensate IoT è sicuro, la S sta per sicurezza, è sicuro, no, non è vero, non è mai sicuro. Cioè si potrebbe fare fatto bene, ma non viene fatto per diversi motivi, soprattutto perché la sicurezza è un costo che al produttore non interessa minimamente sostenere, e quindi è meglio fare un dispositivo che è tranquillamente pilotabile da qualche manutenzionato rispetto a farlo pagare un cliente.
Ok, allora anche il manuale non è che ci abbia dato delle grandi informazioni, ci ha dato qualche piccolo spunto. Proviamo a vedere se c'è l'interfaccia web, perché nel caso peggiore potrei implementare uno script che si collega tramite interfaccia web e comanda tutto. È un po' sporco, non si può fare. Allora, ci sono esattamente quattro schermate, le prime due sono queste, quindi c'è un pannello che mi dice lo stato della scheda, c'è un pannello dove posso cambiare l'impostazione degli IP, questo può essere utile se voglio configurare un IP statico, perché le schede tendenzialmente si mettono con IP statico. Poi c'è un pannello dove posso configurare il server remoto a cui la scheda tenterà di connettersi, perché come dicevo prima la scheda ha una funzionalità cloud, quindi la scheda cercherà di connettersi a questo server remoto e mettersi in disponibilità in modo da ricevere comandi da questo server remoto. Potrebbe essere consigliabile mettere un indirizzo inesistente, così almeno abbiamo un po' chiuso questa funzione che non è stata richiesta, oppure se è possibile disattivarla. E infine l'ultimo parametro mi permette di cambiare la password, una funzione che non usa nessuno, quindi diciamo che è un po' opzionale. Finito. Quindi dal pannello web io non posso vedere lo stato di relè e non posso neppure modificarlo. E questa scheda qui ha solo dei relè, no? Vi avevo detto non ci sono sensori input, quindi è una cosa in meno. Ok, quindi ci occupiamo di voler capire come funziona il controllo di questa scheda. Dobbiamo fare reversing. Reversing è l'abbreviazione di reverse engineering ed è lo studio di un software o di un dispositivo, in questo caso vogliamo studiare il software, per riuscire a capire che cosa fa. È un'operazione che a volte può essere molto complicata, dipende tanto dal tipo di software. Ci sono alcuni casi in cui fare reversing è molto molto semplice, altri in cui è un po' più complicato. E solitamente richiederebbe di andare a prendere un binario file eseguibile e disassemblarlo, quindi farsi il dump dell'assembly, guardarsi il codice assembly con un disassembler, quindi che magari invece di farti tutti i jump ti fa un diagramma a blocchi in modo che almeno qualcosina sia più comprensibile, e tramite il disassemblato vedere quello che fa e riuscire a modificare il software o a ricostruirlo. Però fortunatamente in questo caso noi stiamo studiando un'applicazione Android e immagino sappiate che le applicazioni Android sono essenzialmente basate su Java. Fino a qualche tempo fa si scrivevano solo in Java, adesso si scrivono in Kotlin, ma è comunque un linguaggio derivato. E il bytecode di Java non è un binario, cioè non è un file binario, ma è un bytecode, quindi è un, diciamo tra virgolette, è semi-compilato, non è propriamente compilato per la piattaforma, sicché è molto più semplice da riprodurre in un codice comprensibile, quindi si può proprio decompilare il bytecode e riottenere un codice Java. E se l'applicazione è abbastanza semplice, il codice che riottenete potete addirittura ricompilarlo oppure prendere dei pezzi che funzionano. Allora, per comodità nostra possiamo installare MobSelf, che è un framework di analisi di applicazioni mobili, e siccome ha una lista infinita di dipendenze lo installiamo tramite Docker con l'immagine già fatta, così ci risparmiamo la fatica e ci troviamo all'interfaccia web di MobSelf con una bella casellina che ti dice trascina qui i tuoi file. Prendiamo la pick up, l'applicazione del produttore, lo trasciniamo sulla casellina, aspettiamo un pochino e viene fuori la schermata di analisi che mi mostra quante activity ci sono, mi mostra i services se ce ne sono, i receivers e altre cose. E poi usufruiamo di quel fantastico bottoncino che è download Java code. E quindi ci riscarichiamo un file zip che contiene all'interno tutto il codice Java dell'applicazione del produttore, che ovviamente non ce l'aveva messo a disposizione, ma noi ce lo siamo ricostruiti. E da qui iniziamo l'analisi effettivamente. Allora, vi do alcuni consigli veloci quando ho analizzato un'applicazione per Android. Innanzitutto verificare il file strings.xml, che non fa parte del codice ma un file di metadati, perché contiene tutte le stringhe del programma, quindi i messaggi che compaiono sul display praticamente, ma in aggiunta potrebbe contenere delle stringhe che sono utili per capire l'applicazione che cosa fa. Ad esempio ci possono essere degli URL di servizi internet,
quindi API REST per esempio, a cui l'applicazione si collega. Vi do un esercizio per caso, se vi interessa provate a prendere un'applicazione di qualche quotidiano nazionale e vedere se ci sono degli URL nel file strings. Può essere, e ve lo dico chiaramente che con alcuni quotidiani succede, che voi riusciate a leggervi gratis il PDF tutti i giorni, semplicemente guardando le URL che ci sono lì. Dopo, in questo caso, per quanto riguarda le schedine relay, non ci serve più di tanto, però è interessante metterlo. Dobbiamo guardare il codice sorgente, ma nel codice sorgente troviamo anche il codice di tutte le librerie standard, ad esempio le Google le Compatibility Library, eccetera, che ovviamente non ci interessano perché non fanno la funzione specifica del programma, ma sono librerie generiche, quindi saltatevi le librerie di Google, Firebase, Facebook, eccetera, eccetera, e concentratevi soltanto sulla directory che contiene il codice dell'applicazione scritta dal produttore stesso. Nel nostro caso specifico, troviamo nell'archivio, attenzione che nell'archivio scaricato da MobSF c'è una directory nascosta al secondo livello, quindi vi sembrerà che lo zip sia vuoto se lo guardate da Linux o da Mac, ma in realtà è la directory nascosta, quindi bisogna andare dentro a vedere i file nascosti. Però alla fine arriviamo a JavaSource, e dentro JavaSource, nel nostro caso di questo programma qui, troviamo Com User, IoT Communication, ed è lì che ci sono tutti i file interessanti. Quindi cosa possiamo usare per valutare queste cose? Ci installiamo un entry di testo di livello decente per leggere i codici, quindi Atom o Visual Studio Code fondamentalmente. Ci installiamo magari Ingrid Scanner, perché la prima volta che colleghiamo il dispositivo prende il primo IP che capita, però per pigrizia facciamo una scansione dell'IP e vediamo qual è quello giusto. Possiamo usare il map per una scansione delle porte e vedere se ci sono delle porte aperte a cui collegarsi, a parte l'interfaccia web. E dopo, per cercare all'interno di pezzi di codice, potresti usare grep, che è il classico programmino per cercare nei file di testo, però grep ha due problemi essenzialmente, che ricerca in modo cieco in qualsiasi file che trova, anche se sono file di JPEG o PDF, lui tenta comunque di cercare delle stringhe. E il secondo problema è che è lento, mentre AG è molto molto veloce e soprattutto fa solo ricerca nei file di testo, e potete anche dargli dei file da ignorare, quindi è ottimo per cercare codice sorgente, un po' meno per cercare altre cose, però nel codice vince a mani basse. Perciò, allora cosa facciamo? Una volta individuato l'IP, usiamo nmap velocemente per una scansione delle porte e ci accorgiamo che ci sono tre porte aperte, l'80.15.01 e 88.99. E chiaramente l'80 è l'interfaccia web, che altre due dobbiamo capire qual è quella interessante. Allora, se voi cercate 88.99 con AG, noterete che quella porta lì compare nel codice una classe che si chiama device.java e all'interno c'è riproposta la password admin, ovviamente, perché tanto chi la cambia bastava metterla a codere nel codice, non c'è problema. Ok, allora, visto che abbiamo trovato la classe device, vediamo dove viene istanziata la classe device. Basta cercare new device nei file e scopriamo IoT application, e dentro, tra le altre cose, c'è un metodo piuttosto interessante che si chiama check local device state. Ok, quindi abbiamo già trovato un pezzo di codice che mi va a cercare qual è lo stato attuale del dispositivo, quindi io immagino che si colleghi al dispositivo e mandi un comando per chiedere dammi lo stato attuale di relay e dimmi quali sono accesi, quali sono spenti. Benissimo, e qui purtroppo nella proiezione non si vede bene, ma c'è un pezzo che dice connect device with Mac, quindi io ho trovato il punto dove si collega al dispositivo, vado a cercare quel metodo lì e lo rilevo dentro iotcom.java e c'è connect device with Mac, che a sua volta inizializza un local connect, quindi un'altra classe. Vado a cercare local connect. Oh, finalmente, come si collega al dispositivo? Crea un socket, lo collega sulla porta di cui avevamo parlato prima, l'899, gli invia la password seguita dal terminatore di linea, quindi slash r slash m, che è quello di sistemi Windows,
e a questo punto ha eseguito l'autenticazione, quindi abbiamo trovato come fa l'applicazione ad autenticarsi con il dispositivo. Crea un socket, si collega, manda la password, terminatore di riga e risulta autenticato. Se voi fate una prova con Telnet e scrivete Telnet IP del dispositivo 8899 invio, rimane in attesa di input, scrivete admin, vi risponde ok. Se scrivete un'altra parola, vi risponde KO. Ok, abbiamo individuato il login, perfetto. Naturalmente, visto che usa un socket, è ragionevole pensare che dopo il login rimarrà in attesa di un altro input che gli dica, ad esempio, di attivare un relay oppure di dire lo stato attuale. Adesso però dobbiamo capire com'è che si costruisce il comando, cioè che stringa devo inserire per ricevere in risposta quello che voglio. Allora, visto che prima c'era una menzione del metodo send, proviamo a cercare send e lo troviamo utilizzato da un altro metodo un po' più interessante, si chiama send data. Lo trovate utilizzato veramente in molte righe di codice, qui ne ho messi solo due, che sono anche quelle più interessanti, perché c'è command util get all input state e get all output state, quindi vuol dire che c'è una libreria che genera i comandi che si chiama command util. Vado dentro command util e finalmente trovo la generazione dei comandi. Quindi per avere il comando che controlla l'output e lo chiude, quindi diciamo che mette a zero il relay, devo utilizzare la funzione generate command che sta dentro string util. Non so ancora cosa sia, però so che se io uso quella funzione mi genera esattamente la stringa giusta per il relay che voglio io. Quindi se voglio il relay numero 2, l'ultimo parametro sarà il 2, quindi 012 chiude il relay 2, 022 apre il relay 2 e così via cambiando l'ultimo valore. Adesso qual è il piano? Innanzitutto dobbiamo prendere quella funzione generate command e ritradurla in Python o nel nostro linguaggio che vogliamo per farci fare le stringhe corrette dei comandi. A quel punto abbiamo tutto, perché sappiamo come collegarci al dispositivo e possiamo controllarlo. Quindi creiamo una classe ad esempio in Python per controllare il dispositivo e poi facciamo i test ovviamente perché non so per quanto è stato. Ok. Questa non ve la sto neanche a commentare più di tanto. Ho preso la funzione in Java che generava una sequenza di byte ben specifica per fare un certo comando e praticamente copia e incolla, cambia qualche cosina per tradurla in Python e l'ho fatta diventare una funzione in Python. Tutto qua. Cosa fa quella funzione? Perché fa quelle operazioni con i byte, fa delle somme? Non ne ho idea, non mi interessa. L'importante è che questa cosa funziona e che mi genera i comandi. Quindi io semplicemente la traduco, tanto quel pezzo di codice lì non cambierà mai, perché quello è il codice che genera i comandi della scheda, la scheda accetta quei comandi lì. Quindi non è che domani devo mantenere questo pezzo di codice, lo prendo per buono con una scatola chiusa. Detto questo, adesso devo capire come fare la lettura dei relay. Se vado a spulciarmi il codice, trovo che basta scrivere generate command 0.10. Ok, questo è il comando che mi fa la lettura dei relay, ma come arriva la risposta? Non lo so, perché non è che nel codice dell'applicazione c'è un commento di 10 righe che ti spiega come c'è l'output. Dice questo è il comando, basta. Allora devo fare una prova. Mi scrivo velocemente un pezzo di codice che fa il collegamento, gli manda la password, gli manda il comando di lettura e mi faccio stampare i byte che escono fuori e cerco di capire. Per capire bene ho acceso dei relay in modo non regolare, quindi ho acceso il 3, 4, 5, 12 e 14 contandoli a partire da 1 per chiarezza, perché se no non ci capiamo bene. Se voi guardate gli ultimi due byte in basso a sinistra noterete che se io conto, faccio 1, 2, 3 quello a sinistra, 1, 2, 3 è il primo 1, 4, 5 sono gli altri 2 a 1 e poi ci sarebbero degli 0. Poi faccio 9, 10, 11, 12 è 1, 0 e poi c'è un altro 1, il che significa che quei due byte lì hanno presumibilmente l'indicazione di 16 bit e questi 16 bit corrispondono esattamente ai 16 relay. Se non sono sicuro
cambio lo stato di relè, provo a fare un'altra lettura e mi convinco che effettivamente il primo byte sono i primi 8 relè e l'altro byte sono gli altri 8. Quindi a questo punto cosa ho fatto? Ho trovato il comando per scrivere su un relè e l'ho usato per attivarne alcuni. Poi ho trovato il comando per fare lettura dei relè, l'ho applicato, ho visto che output usciva fuori e mi sono reso conto di qual è il pezzo, tutta quella risposta lì di diversi byte, qual è il pezzo che effettivamente mi dà lo stato dei relè. Quindi adesso posso leggerli e posso scriverli. Con questa scheda qui ho finito, perché c'hanno solo dei relè. Allora mi implemento la classe finale, non ho ricopiato generic command, e anche qua è molto semplice, c'è un pezzo che è al socket, un pezzo che lo chiude e dopo una funzioncina per attivare o disattivare i relè e una funzioncina per leggere lo stato e mi ritorna un dizionario con l'indice di relè e il risultato. Solo alcuni punti volevo porre la vostra attenzione, perché questo codice che è molto semplice e che non so leggerlo perché non serve. Allora, ci rendiamo conto facendo i test che se io apro il socket, mando la password e dopo gli mando il comando subito per attivare un relè, la scheda non fa nulla. Infatti per un certo periodo di prove io mi ero convinto che non avevo trovato il comando corretto e quindi dovevo fare qualcos'altro. Poi mi sono reso conto che in realtà bastava aspettare un 0.125 secondi, anche un pochino di più, ma bastava proprio una breve pausa perché il dispositivo fosse pronto a ricevere l'info. Quindi aprite il socket, mandate la password, mettete un piccolo slip nel codice perché il dispositivo non è pronto subito a ricevere il comando, ma c'è una piccola fase in cui si deve mettere a posto. Dopodiché ricordatevi che siamo connessi tramite socket, quindi se il dispositivo mi manda indietro una stringa e io non faccio la recover, succede un pasticcio perché esco dalla sincronia. Se faccio una recover quando non dovrei farla, la recover rimane in attesa infinita e quindi mi blocca il programma. Quindi bisogna fare delle prove e capire quando va fatta e quando non va fatta. E per evitare inceppamenti, perché vedrete che se lo fate, se ripetete i comandi velocemente succede, non teniamo un socket aperto e continuiamo a mandare comandi, ma ogni singolo comando che mandiamo riapriamo il socket. C'è una piccolissima pausa, quindi è un pizzico meno efficiente, però mi evita inceppamenti, perché se voi provate a mandare dei comandi continuamente vedrete che dopo i primi 3-4 che accendono i relè correttamente si inceppa tutto. Allora meglio avere una minima qualità di performance ma non avere dei blocchi sul sistema, perché poi magari io mi convinco che ho attivato un relay invece del relay non è attivato. Ok, perciò a questo punto possiamo fare il test del nostro programmino, magari facciamo un piccolo ciclo che fa in accensione il relay e gli fa andare a serpentina col colore fuori e in questo modo verifichiamo che il nostro codice accende il relay e li spegne e legge anche lo stato. Faccio un piccolo video, vedete c'è un comando in Python e quelli sono i relè che si accendono. Questo è un controllo che viene fatto solitamente dal nostro software senza utilizzare il codice del produttore. Ok, a questo punto abbiamo una scheda, la scheda funziona, l'abbiamo fatta funzionare con il nostro software. Io ho scelto Python, ma voi ovviamente potete fare JavaScript, potete farlo come vi pare. E resta solo da automatizzare. Cosa potete fare? Con le schedine relay si possono fare un sacco di cose. Potete ad esempio controllare l'innaffiamento del giardino, quindi creare una schedulazione che ogni giorno a una certa ora attiva l'innaffiatoio, eccetera. Potete temporizzare le persiane. Ad esempio io potrei volere che alle 19 le persiane si chiudono da sole, oppure potete connettere il relè alle luci e alle lampadine che avete a casa e farvi l'applicazione su smartphone o su PC o quello che volete e andare a comandare le luci dell'abitazione. Naturalmente potete inventarvi miliardi di altre possibilità per questo. Bene. Abbiamo fatto anche abbastanza velocemente,
codice, ma è importante lavorare sul metodo utilizzato. Se avete delle domande,